Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera Cooking Simulator. Eh già, questo piccolo gioco rivoluzionario che ci sta, diciamo, ci sta veramente. Ed io ci sto prendendo tanto gusto nel giocarlo. A volte c'è qualche piccolezza, ma lo stanno fissando e mi sta bene. Oggi il nostro piatto del giorno, dice la signorina, che non so come si chiami però. Ok, trota al forno. E oggi, che è il sesto giorno su Cooking Simulator, noi avremo una sorpresa. Il critico culinario. Alla fine del giorno abbi più soldi che all'inizio. Ah, quindi continuiamo. Allora, lei ci dice che il piatto... Ah, ok, fagli vedere chi sei. Ok, la trota del... la trota. Quindi, e ora i nostri clienti usa questo per tempo per prepararci. Ok, la trota. Ora, ristorante, le nostre ricette, la trota, bistecca, salmone, bollino, la trota. La trota c'ha il limone in quarti, quindi potremmo già prepararci un bel po' di limone. Ok, potremmo andare qui e prepararci del limone. Però dove cavolo è finito? Ok, uno e due. Dov'è finito il limone? Dai, non puoi scappare così però. Ma tutti questi cosi si riempiranno un giorno. Boh. Eh? Che è successo? Ok, coltell house. E andiamo ad affettare allora. Sperando che non acchiappiamo anche l'altro. E mi sa che l'abbiamo preso in pieno l'altro. Facciamo così. Madò, cioè non è tanto bello da vedere però. Ok, prendiamo lo piatto e incominciamo a prendere 1, 2, 3 e 4 qua. Poi prendiamo un altro piatto e ci prendiamo un altri 4 limoni. 1, 2, 3, ma sì. Questo qua è in più, via. Ok, qua cosa abbiamo? 9,50, 147, ci sta... una padella la riempiamo di acqua, così siamo già a posto. E il rubinetto di quello, qual era questo? E ne mettiamo 1000. 1000, perfetto. Poi si fa tasto destro e lo mettiamo qua. E facciamo bollire, così ci siamo portati avanti e saltiamo la fase. Aspettiamo. Ah, qua c'è anche un coso dove si attacca pure. Ok, il nostro primo ordine è trota al forno. Quindi trota, pepe e... Ok, vabbè, iniziamo con le trote, va? Allora, trota. Iniziamo con pepe, timo, aneto. Tutto sia 5, ok. 4 e 5, vai. Pepe, timo. 1, 2, 3... 4 e 5. 5, grazie. Aneto, che ancora nessuno ha capito bene se l'abbiamo mai mangiato nella nostra vita oppure no. Dopodiché, ok, metti in una teglia al forno per 90 secondi. Via. Teglia. In teoria ne potremmo mettere anche di più, però per 90 secondi, via. 1, 1 e 3, via. Nel frattempo, limone ce l'abbiamo e il rafano. Il rafano è questo. Quindi siamo a posto col primo ordine, va? Dobbiamo solamente aspettare, aspettare. 90 secondi. Dai col prossimo ordine, per favore. Ah, ma tipo lo puoi aprire ovunque. Tipo come se fosse per multiplayer, che ognuno apre le proprie cose. Vedi, qua ci sono banconi e tu potresti avere altri tre cuochi. Secondo me il multiplayer lo porteranno, perché ci sono troppe postazioni in questo momento. Veramente molto. Questo è il mio punteggio, 476. Questo non so cosa sia. Questo... Non l'ho mai capito. Questo.
Ah, ok, ho capito cos'è. Eh beh, allora lo mettiamo, non si sa mai. Questo invece è per drenare? Ah, ok. Dico. Bene, e ce l'abbiamo fatta. Ah, il piatto ce l'ho, quindi facciamo così. Ce lo portiamo già qua. Che è già pronto. Gli devo mettere qualcosa? Sì, il rafano. Il rafano. Ok, è pronto. È pronto, spegniamo. Ah, io posso fare così adesso perché ho sbloccato la skill che posso prendere le cose calde. Rafano essiccato. 1, 2, 3, non mi ricordo quanto. 5. 3. 1. 5. Ok, basta? Prezzemolo fresche 6, prezzemolo. 1, 2. Ci siamo, non cadere, prezzemolo, ti ho visto. Via. Andiamo, vai. Sta cosa della foto, onestamente. Ah, qua c'è il check, possiamo controllare. Ma, direi che. Ma dai, tutto perfetto. Il critico curiano sta per ordinare, preparati. Speriamo che ordina lo stesso. Però al critico non gli diamo questo qua, eh. Ecco, lo sapevo io. Tonno. Sale e pepe, vai, tonno. No, questo è salmone. Cacchio, ho sbagliato. Vabbè. Tonno, 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 tonno. Tonno, qual è questo? Tonno. 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 Ma perché? Tu stai qui, fermo un attimo. Tonno. Sale e pepe nero, 5. Sale. Ok. Pepe nero. 4 e 5. Ok, questo qua se non sbaglio va alla griglia. Trasferisci su un piatto griglia per lato 80 secondi. Però aspetta. No, 200, 80 secondi. Vai, 80 secondi. Limone, 4 fette. Questo glielo prepariamo bene perché è quello del critico. Quindi gli facciamo un limone perfetto. Allora, vediamo un attimo. Track. Track, ok. Usciamo. Piatto. 1, 2. 3 e 4 e lo mettiamo qua. Ok, 83 rametto di origano, va bene, 8 grammi. Poi abbiamo un'altra trota al forno, prendiamo la trota. Ok, così la prepariamo. Allora, trota 5, 5, 5. Allora, 5 di pepe. 5 di pepe, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 di timo. 1, 2, 3, 4 e 5. 5. E 5 di aneto. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Dopodiché va. Ok. Dobbiamo girare questa. Ok, perfetto. E deve stare questa per 80 secondi. Sembrava che si stava bruciando però. Ho capito. Tonno. Ok, 90. Ok, devo fare così. Novanta, quindi è così. Ta 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 ta. Ok. Controlliamo sto tonno perché sembrava che si stesse bruciando.
Ok, e questo qua. Questo è ok. Questo qua, rametto di origano 8 grammi. Ok. Secondo me è cotto. No. Aspettiamo tutta la cosa, perché ho messo... No, si sta bruciando, vai, vai. Rametto di origano, 8 grammi. Infatti vedi che c'è una macchietta. 1 e 2. Noi lo mandiamo e vediamo un po'. Che Dio ce la mandi buona, come diceva uno. Vai! Cos'era questo? Bistecca di tonno, vai. Aia. Aia, cosa abbiamo sbagliato? Errore di riscaldamento. Mannaggia, ci ha tolto un sacco di burro. Ci ha tolto un casino, porco Giuda. Mannaggia. Vabbè, dai. E che ci vogliamo fare? Ci ha tolto la fama. Abbiamo fatto troppo cotto. Eppure era giusto. Cioè, diceva 80 secondi. A meno che ho sbagliato, io l'ho visto male. Cioè, non lo so. Boh, vabbè, dai. Fa niente. Sì, l'abbiamo capito. Peccato. Vabbè. È andata così. Però odio quando cade il limone. Sì, metti tutto a terra, dai. Uno e due. Stai fermo. Ok. Cosa ci dobbiamo mettere? Foglie di prezzemolo, 6 grammi. 1, 2, 3. Ci sono rimasto un po' male per il piatto del critico, perché ci ha tolto un sacco. Cioè, ci tenevo. Cioè, questo ci è venuto. Questo che faceva schifo, ci è venuto perfetto. Cioè, quest'ora eravamo al... Limone. Sì, dai. Dai, sono rimasto deluso. Peccato. Questo lo puliamo. Allora, costolette di maiale. Ok, costolette di maiale. Iniziamo. Allora, sale. Qua è tutto a terra, poi tra l'altro. Allora, sale 4. Sale 4. Pepe. Suppongo sia 4. Sì. E Timo 6. Pepe. Dov'è il Timo? Timo 6, infatti. Ah! Scappato un po' di Timo, va bene. E padella. 30 millilitri di olio. Buono. Accendiamo la padella così già si riscalda. Ok, via. Poi mettiamo patata 300 grammi a tocchetti di 50. Una. Ah, no, aspetta. No, è uguale. Ok. Questa è da 150. Quindi se la vuole da 50 grammi, la devo tagliare in 3. E 150. Faccio tagliarle in 3. Non lo so, io di solito l'ho sempre tagliata così. E stavolta ho fatto anche un casino, perché ne ho tagliata una gigante. Vabbè, oramai è così. E poi vuole quanto sale? Sale 6 grammi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teglia. Via. Devo capire come tagliarla. Magari non farle cadere. La gente se le deve magnà. Via. Mi sto perdendo, mi sto perdendo.
Quel critico, il piatto del critico mi ha distrutto. Per 80 secondi nel forno. 80 secondi, quindi 1 e 2, vai. Per 90 secondi questo. Ok, questa è già pronta. Se mi sono dimenticato di mettere il timer qua. Però è girata bene. Mettiamo il timer, che è meglio. È 90, va bene. E trasferisci sul piatto servibollente. Sai che ti dico, stavolta uso il piatto grande. Ma c'è una patata per terra. Madò, che casino. Patata. C'è anche un salmone. Speriamo che mi chiedano un salmone. No. Ma vogliono. Mi sta girando la testa, aiuto. Ok, ma vogliono altre cose? No. Ok. Questo è quasi finito. 3. No. 3 ancora. 3, 2, 1. Prendiamo questo. Prendiamo le patate. Chiudiamo. Andiamo qui. Aspettiamo questi 7 secondi. Sarà un po' di più, eh. Fatti. E stoppiamo. Prendiamo questo, cotolettazza. Poi non è una cotoletta, va bene. Basta, basta. Via. Vediamo un po' cosa ci dice. Ma il tempo ci siamo sempre. Beh, stiamo recuperando però, eh. Patata al forno, non abbastanza sale. Questa cucina si sta devastando. Nuovo ordine. Oh, brodo di pollo, sale 12. Allora, iniziamo. Brodo di pollo 700. Lo possiamo anche spegnere perché 700, via. Dobbiamo guardare qua se è 200, 3, 4, 5, 6, 7. Dobbiamo farla perfetta, così non la butto. Ok, 700. Non è caduto di nuovo. Che stupido. Ok. Poi sale 12 e pepe 12, quindi sale 12. Pepe 12. Pepe. Cerchiamo di farla perfetta, così non la butto. Perché io ogni volta la butto e spreco un sacco di soldi. Pepe 12, pepe di cayenna 6. Dovrebbe essere giusto il pepe, non so se gliel'ha messo perché poi si è azzerato. Pomodoro 9,60. Allora, cipolla 120. Allora, cipolla 120. Pomodoro 9,60. Quindi sono 120, 2,40, 4,80, 4,80, 600. 620? 9,60. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Toh. Ok. Quello per 60 secondi.
Ok. Panaci da 150. 147, vabbè dai, diciamo così. Per 3 millilitri non credo dovrebbe dirmi qualcosa. Questo si sta cuocendo. Si cuociono tutti uniformemente. Oh, si cuociono i pomodori, la cipolla e la zuppa si riscalda, ok. È un piatto profondo, giusto? Ce l'avevo qua comunque il piatto profondo, non so che fine ha fatto. Ok, come al solito lo mettiamo qua e aspettiamo. Ok, spegniamo, che sta bruciando. Via. Dove? Non qua, qua. Aspetta, forse. Ok. Panna acida tutta. Giusto 150? Sì. 150. Perché? Non me lo versa più. 150. Vabbè. Vediamo che cosa abbiamo creato in questa sbobba, è 300 millilitri. Ci sono due misure che non capisco, una di là, una di là. Cioè, intanto, Madonna mia, quante ne abbiamo messe. Si fa fatica a capire queste cose. Vai, to, testa sbobba. Attenzione. Assaggia, assaggia. Perfetto. Cosa manca? Quantità del prodotto sbagliato. Solo la quantità, però gli è piaciuta. Attenzione. Wow, gli è piaciuta. Quindi la possiamo conservare. Questa è acqua. Questa la mettiamo qua. E questa la mettiamo qua. Cos'è sto ordine? Ste macchine spegnete, per favore, dai. Gliel'abbiamo già scritto di su Steam di togliere ste macchine. Burrito 30 millilitri. Cioè, veramente. Non ha assolutamente senso. Burrito. Cioè, almeno mettili più piano. Capisco che vuoi rumori sottofondo, ma l'ambientazione non ci sta. A 30 millilitri, aspetta. 2. Ok, 31. Perfetto. Sale e pepe. Sale 10, pepe 10. Sale. E pepe 10. Poi gambero 120. Gambero 120, dove sta il gambero qua? Ok, 120, quindi sono 6. 4, 5 e 6. Ok, cuocere per 50. Quindi 1, 3, 4 e 5, via. Limone 80. Non ce n'ho. Limone. Si è bloccato, no, ok. Limone. Lac. E lac. Ok, bello questo limone, mi è piaciuto. Piatto piccolo, micifico. 1, 2, 3 e 4. Foglie di prezzemolo fresche 6, ok. Teniamo bene la cottura. Basta. Suona? Ok, to. Via. Cos'è? Voleva? Prezzemolo 6.
Prezzemolo. 1, 2, 3. Andiamo qui. Vai. No, così. Piatto service. Ok, 5, 5. Attenzione. Ah, abbiamo però recuperato, dai. Il cliente è contento. Ma perché dice prodotto mancante? Questa era l'ultima piatta di oggi. Quando avrai finito, preparati per domani. Grandioso. Bene, anche questa giornata da cuoco è finita. Grazie di cuore a tutti per essere stati qui con me. E spero che vi siate divertiti o abbiate passato una mezz'oretta in relax, in tranquillità, staccando un po' il cervello dalla monotonia e dal caos quotidiano. Odio quelle macchine che passano col clacson, per favore, gli sviluppatori, toglietele. Oppure date la possibilità di togliere i suoni ambientali o di ridurre o qualcosa. La canzoncina invece ci sta, mi piace. Quindi, di nuovo, grazie a tutti di cuore e, come sempre, siete mitici. Bye bye!